Cari amici, bentrovati nel Vangelo di questa domenica. Ascolteremo due identificazioni con due immagini tra le più forti che Gesù abbia mai usato in riferimento ai discepoli, attraverso la costruzione «Voi miei discepoli siete» e immediatamente le due immagini, quella del sale e quella della luce. Un'identificazione stretta per dire che non c'è altro spazio, che non ci sono altri ambiti che possano fuoriuscire dalle immagini stesse da applicare alla categoria del discepolato, di coloro che più immediatamente da vicino seguono direttamente, no, il Maestro di Nazareth. Se noi prendiamo queste due immagini, quella del sale e quella della luce, nelle loro categorie specifiche, possiamo intendere qual è il loro valore, qual è il loro significato in rapporto a ciò che le vede utilizzare, nel loro utilizzo. La luce serve per illuminare tutto ciò che è intorno e non per se stessa. Nessuno guarderebbe ad un lampadario, nessuno fisserebbe una lampadina, ma l'utilizzo rimanda ad altro. Così il sale, immediatamente noi cogliamo il suo valore negli alimenti in cui è utilizzato, e il di più e il di meno non darebbe valore in sé per sé al sale, ma appunto agli alimenti, no? A ciò che deve servire per dare sapore. Allora il discepolo del regno è davvero complicato questo, impegnativo, decisivo nella vita del discepolato, perché deve far spazio completo al servizio. Il discepolo che eccedesse nella sua sovraesposizione, il discepolo che metterebbe al centro se stesso, che punterebbe il dito, i riflettori verso se stesso, solo per questo smetterebbe di essere annunciatore del regno, discepolo di Gesù. Fa eco a questa pagina del Vangelo l'altra dell'Apostolo Paolo. Notoriamente l'Apostolo delle Genti era una persona coltissima, almeno conosceva bene l'ebraico e il greco, se non anche il latino. Eppure egli nella seconda lettura di questa domenica dirà: «Io sono venuto in mezzo a voi non nella sapienza della parola, non nella mia statura di uomo colto, capace di un parlare anche eloquente che lasciava gli ascoltatori ammirati, ma nella stoltezza della parola, affinché potesse emergere la potenza di Cristo». Allora anche noi oggi siamo interrogati fortemente sulla nostra capacità di perdere addirittura la nostra stessa identità centrata per disperderci nel servizio verso gli altri, come il sale e così come la luce, di illuminare talmente ciò che c'è intorno da non avere più un significato in quanto corpo illuminante. È un rimando alla funzione della Chiesa, assolutamente non autocentrata se non il riferimento agli altri, alla gente, al popolo, un riferimento forte ad ogni ministro del Vangelo. Buona domenica a tutti voi.